c'è un inserto centrale che è praticamente il braccio della croce latina, quindi il Ro più questa parte qua fa la croce di Cristo, su cui è stato inchiodato Cristo. C'è l'alfa e l'omega, che sono l'inizio e la fine, secondo quello che è l'Apocalisse. L'alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco. L'omega, tra l'altro, qua la si vede un omega molto particolare, perché insomma, nel Medioevo, qui siamo nel nono, decimo secolo, oramai il greco non lo sapeva praticamente più Nessuno. nessuno, quindi l'omega minuscolo, che è fatto così, praticamente è diventato una sorta di simbolo non considerabile, non più neanche percettibile come omega, però cioè, noi lo capiamo che era un omega nell'intenzione, ma non era più un omega nella testa di chi l'aveva concepito, perché aveva perso il significato di quella cosa, visto che non già non la conosceva più, però sapeva che quella cosa lì voleva dire l'ultima cosa, cioè la fine, l'epilogo, l'alfa l'inizio, l'epilogo. Poi abbiamo intorno tutti questi fregi che sono di tipo decorativo, che rappresentano dei vitigni e altre cose, che anche questi hanno dei significati per quanto riguarda la vita eterna, l'abbondanza, o anche sono semplicemente, come dire, decorativi. Ci sono queste croci qua che sono state interpretate come croci, però in realtà vedete che assomigliano anche moltissimo a delle rose comuni, quindi a dei simboli solari che sono iscritti appunto, guarda caso, in un segno tondo anche in questo caso, quindi è un simbolo solare anche questo, probabilmente molto antico, rivisto e corretto, che esiste da sempre, che è stato inserito dentro lì perché comunque faceva parte del patrimonio culturale. I due colombi qua, o due volatili che dir si voglia, possono essere il colombo dello Spirito Santo, oppure può essere altri volatili che comunque riportano all'ambito anche germanico, perché poi il mondo germanico, il mondo romanico è spesso e volentieri connesso anche con il mondo simbologico tipico delle popolazioni germaniche, con comunque la trasmigrazione dell'anima, l'anima, il corvo, Odino, tutta la simbologia che riguarda il volatile connesso con l'anima, con al di là, col mondo della morte. E poi ci sono queste due figure qua che vedete, sono due volti di personaggi che non si sa chi siano, potrebbero essere delle magolfe, cioè delle teste apotropaiche di antichissima origine, probabilmente celtica, forse anche precedente, che popolano spesso i nostri ponti, le nostre architravi e ovunque sono state cristianizzate, riviste corrette. Personaggi con baffi e acconciatura tipica quindi del mondo celto-germanico, in questo caso, questo personaggio addirittura che suona un corno sonorio, cioè fa un segnale con un corno.